Salve a tutti ragazzi, sono io, Mr. Tyke, e benvenuti a questa undicesima puntata di Minecraft con Modpack Vaults. Undicesima o dodicesima, non mi ricordo. Vabbè, a una nuova puntata di Minecraft con Modpack Vaults. E niente, allora, come avete notato, ho spostato qualcosina e giù di sotto anche ho cambiato qualcosa. Adesso vi faccio vedere poi tutto quanto, ve l'illustro bene. E prima di tutto, volevo fare un paio di saluti a voi che con molto coraggio mi state continuando a seguire. Volevo salutare in particolare Pivano99, che è stato uno degli utenti che ha commentato di più e ha visualizzato veramente molto, e lo ringrazio tantissimo. E soprattutto un saluto a Danny99, sì. Ho sbagliato, scusate. Scusami Danny. Danny8990D anche, volevo salutarlo perché mi ha fatto un sacco di complimenti insieme a Pivano e lo ringrazio, vi ringrazio tantissimo tutti e due. E poi volevo rispondere a Luca97 Scarpa che mi diceva se potevo andare in miniera con le in registrazione aperta, scusate la voce. Sì, si potrebbe anche fare. Io però ho pensato un'altra soluzione, magari di fare degli episodi soltanto andare in miniera. Quindi fare magari qualche cosa, chiamarlo magari Mine Day, ad esempio, sempre collegato a questo Let's Play, e andare semplicemente soltanto in miniera. Beh, poi magari se avete qualche idea nei commenti magari possiamo tranquillamente discuterne. E invece a Mr. Cima 70 mi stava chiedendo se potevo fare qualcosa con le armi. Beh, guarda, io ti dico la verità, Mr. Cima, bellissimo nick innanzitutto. Si potrebbe fare qualcosa, sì, però forse è un po' troppo presto. Forse è meglio iniziare prima con i primi meccanismi e poi fare qualcosa. Mi dicevi che non avevi il too many items. I too many items non serve molto, a parte il fatto che qua non c'è perché c'è un'altra mod. E per visualizzare, ecco qua, avevo lasciato manipulator e poi vi faccio vedere quello che ho trovato. Poi vi indico. Allora, per utilizzare questo sistema, poi non so se ho capito bene la tua domanda, se è per ricevere gli oggetti o se è per vedere i crafting. Per vedere i crafting è semplice, basta semplicemente cercare quello che ti serve, o se non sai il nome, andarlo a cercare nella lista. Vediamo un po' un'arma, che magari tu hai detto che volevi un'arma. Vediamo questa bomba che mi sono divertito tantissimo quando ho provato la prima volta la Vaults in Creative. Conventional Grenade. Intanto c'è un incendio sicuramente giù di sotto, come avrete senz'altro sentito. E Conventional Grenade, ci clicchiamo sopra e ti dice come costruirla. In questo caso ci va una stringa che penso che sia una ragnatela a tutti gli effetti, e condensate, esplosivo condensato. Come si fa con esplosivo condensato? Clicca sopra, TNT, Redstone. E queste sono le prime granate, quella più la basica e la più divertente, come se lanciassimo due TNT o una, adesso non so l'effetto, però immagino che se ci sono due TNT, immagino che sia quello l'effetto di due TNT. E tutto il resto, qua ci sono altre armi, missili e via dicendo, quelle lì mano a mano, prima o poi ci arriveremo. E quindi ho dato la risposta anche a te. Io saluto di nuovo tutti quanti e vi ringrazio tantissimo per seguirmi. Allora, torniamo al gioco dopo questa introduzione. Scusate a chi non segue molto i commenti. E, ok, allora dicevo, ho modificato qualcosa. Ho spostato la fornace e come si chiamava? Enrichment Chamber. E li ho spostati semplicemente con un collegamento solo perché qua mi facevano un po' schifetto. Allora, scendiamo giù di sotto. Intanto, poi dopo, sicuramente mi sistemerò anche i crate. E sì, prima di andare giù di sotto vi devo fare vedere un'altra cosa. Lo so, io cambio sempre idee così. Sarà perché sono del segno dei gemelli. Cambio idee così. C'è un gemello che dice una cosa e un altro dice un altro. L'altra cosa. Vabbè, lasciamo perdere, sto svarionando. Una cosa che volevo farvi vedere è questa. Se voi andate nell'inventario, innanzitutto io ho trovato degli slime, li ho trovati giù di sotto in miniera, quindi siamo in un chunk dove possono tranquillamente spawnare gli slime senza andare nella palude. E poi vabbè, ho ucciso un creeper e ho trovato altri minerali come redstone e ho fatto un po' di carbone. E ho fatto altri manipulator, poi vi faccio vedere il perché siamo nella puntata Assembly Line 2. Se vi trovate con l'inventario tra virgolette incasinato, adesso questo ancora più o meno si capisce, vi basterà nel vuoto, non su qualcosa perché sennò vi dà il crafting, premere il tasto R.
e tutto quanto l'inventario se ne va in ordine da solo. Veramente molto utile, soprattutto se avete magari uno stack, magari avete tipo uno di cobble, qua tranquillamente si può sistemare senza che lo sistemate voi, dovrebbe sistemarlo, ecco, si lo sistema da solo. Stessa cosa nella chest è proprio più diverso. Allora, casino, adesso ho messo io un po' così, casino apposta. Ci sono tre sistemi per sistemare la roba in automatico. Non va con R perché, almeno penso, no, non va con R perché R va solo nell'inventario. Questi qua sono le sistemazioni. Quella che utilizzo io più di tutti è questa qua, default. Clicchi e se lo sistema come se lo dovesse sistemare l'inventario. Tutto a posto, ok. Poi c'è questo qua in righe o in colonne e poi c'è quella in righe. Non so con che criterio se le sistemi. E penso per, boh, non lo so, non ho idea. Forse per quanto sia prezioso, non lo so. Non ho idea, ragazzi. Scusate questa ignoranza. Comunque, tutto questo può essere configurato premendo i tre puntini. Bene. E un'altra cosa l'abbiamo imparata, perfetto. Adesso vi faccio vedere le novità vere e proprie, se no qua non andiamo avanti con l'episodio. Allora, scendiamo giù. Allora, questo qua l'ho ricostruito perché ho dovuto spostarlo. Ho portato giù la batteria, sì, come avevamo fatto già nell'altra puntata, ma l'ho sistemato in un modo definitivo. Ho fatto altri 4 heat generator, così almeno abbiamo sempre corrente con la corrispettiva lava sotto, ovviamente. E qua, come vedete, c'è un altro tipo di cavo. Adesso vi spiego tutto. Allora, visto che non volevo far passare i cavi, cavetti e cavettini vari, ho fatto passare il cavo dell'energia che sviluppano gli heat generator, che useremo come UPS più o meno, perché quando poi faremo gli altri generatori produrranno molto di più di questi. Quindi questi qua saranno come una scorta di energia, che se togliamo la corrente continuano a produrre. E ho fatto passare il cavo sotto la coble e l'ho fatta arrivare alla batteria. La batteria, ovviamente, come vedete, produce bene. Produce più o meno 1 kJ, non 1 MJ, 1 kJ al secondo. Quindi in 10 secondi dovrebbe produrre 1 MJ. Più o meno mi sono fatto due calcoli al volo che in un'ora, 1 ora e 20 più o meno, da 1 ora a 1 ora e 20 si dovrebbe caricare tutta la batteria con 5 heat generator, una batteria basica. L'uscita della corrente e poi sopra gli utilizzatori. Questi qua sono cavi non isolati. Cosa succede con i cavi non isolati? Con i cavi non isolati, io sto andando fuori puntata, però fa niente. Con i cavi non isolati, ecco, quando li andate a toccare vi fanno danno. Perché? Perché non sono isolati e vi danno corrente, ovviamente. E quindi sono utilizzabili, diciamo, per, sono, sì, ah, mi sono impallato di nuovo. Sono di facile produzione perché non c'è bisogno della pelle ma semplicemente del rame, eccoli qua infatti. Poi ovviamente in un secondo momento si possono tranquillamente isolare, quindi prendendo il cavo, mettendolo nel crafting e la pelle, nel crafting table, vabbè comunque craftandolo, il cavo di rame, questo qui è una pelle di fianco, si isola il cavo, quindi sono tranquillamente isolabili in un secondo momento. Ho deciso di non utilizzarli perché di pelli siamo un po' a stento, infatti ho prodotto un casino di cavi e ho ucciso quasi tutte le vacche. Perché qua sotto noi non ci andremo mai, poi qua la corrente non si prende, e quindi possono stare tranquillamente non isolati perché non cambiano niente, sono uguali i denti, i denti? Sì, sono uguali identici, la capacità è sempre la stessa non cambia nulla, cambia soltanto che possiamo prenderci la corrente. Stessa cosa qui, se io vado qua sopra, salto, la corrente non la prendo. Ovviamente, se però provo da qua, no, non la prendo lo stesso perché è alto 4. Se fosse stato a questa altezza non ce l'avrei messo perché sicuramente ce l'avrei presa prima o poi la corrente. Poi queste sono scelte vostre. È soltanto per dirvi che c'è quella la differenza tra il cavo isolato e non isolato ed è semplicemente soltanto per se prendi la corrente o no. Bene, abbiamo chiuso tutte le parentesi. Adesso, soprattutto il fatto che sicuramente sentirete casino che mi sfrega il microfono sulla maglia. Bene, ci prova com'è il microfono, mi fa le carezze. Allora, dopo questa globale introduzione tra saluti vari, spiegazioni che ho scoperto, possiamo passare all'assembly line. Ho fatto un po' di ricerche insieme a Totten98, che mi ha spiegato un pochettino di cose. Ho studiato un po' la Railcraft e poi mano a mano vedremo nelle prossime puntate. È abbastanza semplice, un po' più dispendiosa, ma abbastanza semplice. Eravamo rimasti al semplice utilizzo, come dicevo, ricostruito perché non c'è più niente, di un oggetto. Oddio, che frase ho fatto? Vabbè. Di un semplice oggetto posato sopra il convoy belt, entra nel manipulator e va nella cassa. Allora, ho
Ora ci serve un attrezzo che serve davvero e per craftarlo ci vuole il diamante, perché per andare avanti ci serve quell'attrezzo lì. Allora, che è la wrench, quella specie di chiave che non so se vi ho fatto vedere negli altri episodi. Per craftarla, oddio, c'ho un mal di gola, non riesco a parlare tanto bene, peggio del solito. Per craftarla, vediamo un po'. Wrench, che non è questa, ma è questa. Allora, wrench. Ci vuole lo steel ingot e un diamante. Quindi, sì, tre steel ingot. Quindi, steel ingot. Quindi, ci serve. Ci vogliono tre di ferro. Quindi, ancora uno di ferro. Che l'ho quasi finito il ferro, ragazzi. Devo andare in miniera, veramente. Ci sono andato. E vi devo far vedere anche una cosa. Oppure se abbiamo tempo ve la faccio vedere. Motozappa. No, questo non è motozappa, è motozappa con il frigorifero. Allora, eccolo qui. Ce la facciamo? No, bisogna usare anche un po' di coal. Tu cucina, che adesso ha voglia di cucinare. Ma c'avevo mica il dust del ferro. Consumato un bel po' di platino. E ci serve per fare i prossimi generatori. Allora. Cosa devo fare adesso? Perché vado delle bistecche qua? Allora. Dobbiamo fare tre cazzilli. Uno, due, tre, quattro. E poi va cucinata tutta sta cacchina qua. Sembra cacca di elefante. Ovviamente io ho già visto la cacca d'elefante, eh? No, lo so, beh, sto svarionando, ragazzi, non ci sto capendo più niente. Allora, intanto prendiamo un bel diamantone. Come vi ho già detto, non si può mettere nel Rich Man Chamber, però ve lo faccio vedere che non si può mettere. Adesso faccio un fail e va. No, ok, non si può mettere. Sotto intanto che prende fuoco, poi sistemeremo con del vetro, mettendo il vetro non dovrebbe più prendere fuoco, teoricamente. E craftiamo la wrench. Adesso, come al solito, c'è qualcosa che non quadra. No! Ta-da! Ecco la wrench. Eccola. Andiamo giù di sotto. Altra cosa che dovevo farvi vedere, non mi ricordo. Ah, sì, ci serve anche un nuovo tipo di cavo che adesso vi faccio vedere, che è un cavo, tra virgolette, interruttore. Come craftarlo? Noi ovviamente stiamo usando i cavi di rame per il momento, fino a quando supportano, quando poi non supportano più, useremo altri cavi. Come si crafta? Ci vuole una leva e un cavo normale. Come craftarlo? Allora, tac, un cavo e una leva e ci dà il copper switch wire, che è un interruttore a tutti gli effetti. E come funziona? Funziona semplicemente che con un impulso di redstone, quindi quando attivo la redstone, si attiva e fa passare la corrente. Quando non è attivo l'impulso di redstone, quindi una leva magari distaccata, e interrompe il flusso di corrente, quindi la corrente non passa più. Semplicissimo l'utilizzo. Si poteva anche semplicemente craftare con un cavo non isolato qui una pelle e una torcia, sì, una torcia e una leva. Allora, prendiamo un'altra leva che ci servirà come impulso di redstone. Adesso vi faccio vedere a cosa ci serve il tutto. Intanto mangiamoci un bisteccone e scendiamo giù. Allora, bene, avevamo detto, facciamo una cosa. Qua mettiamo l'interruttore, così almeno vi faccio vedere già come si piazza. Ecco, non si collega, tutto nella norma. Ed è giusto che sia così. Come farlo funzionare? Adesso non so se mettendo qua la torcia va bene. Eh sì, la torcia, la leva va bene lo stesso. Comunque, il funzionamento è questo. Adesso faccio un fail, sicuramente. Comunque. Leva qui, redstone arriva qui teoricamente e si collega il cavo, si funziona e passa la corrente. Cos'è sto casino? Ah, è quello fra là. Perfetto, spegniamolo. Ah, sono i miei piedi che si sono impallati, continuano a camminare perché ce l'ho sopra. Bene, va bene, adesso comunque si interrompe subito, voilà, eccolo lì. Intanto abbiamo consumato un po' di corrente, ma fa niente perché ne abbiamo abbastanza. E niente, adesso andiamo avanti con la linea di assemblaggio, tradotto in italiano. Bene, allora,
Cosa si... Oh, basta fuochi! Devo metterci i vetri qua, ragazzi. Devo fare una camera di vetro così almeno non passa il fuoco. Già fatto il creativo e sembrava che funzionasse. Allora, cosa serve la wrench? La wrench serve per tanti scopi. Innanzitutto la wrench può finire, quindi non è infinita. Se noi teniamo schiacciato Shift, ad esempio... Ah no, aspetta. Se noi premiamo il tasto destro, ecco, ti sposta sto coso. Ti sposta la linea. Vabbè, quella farla, quella con la freccia gialla. No, dai, a parte gli scherzi, sposta la linea d'assemblaggio. Se premiamo Shift e tasto destro, si impenna. Se ripremiamo Shift e tasto destro, con tanto di effetti, fa la discesa. Se lo ripremiamo, sta in aria per... questo può servire. Adesso magari dite che non serve a niente, poi vi faccio vedere che può servire. E se ripremiamo, torna normalmente. Questo per quanto riguarda i convoy belt. Per quanto riguarda i manipulator, semplicissimo, tasto destro, li prendo in giro. No, shift, tasto destro, no. No! C'era un sistema, e non ricordo quale, forse shift, no. C'era un sistema che cambiava... Eccolo qua, dovete andare shift e tasto destro sulla freccia. E cambia il senso. A cosa serve? Ecco, adesso magari voi la fate semplice, arriva la corrente, semplicemente va. Non dovrebbe essere così, perché questo qua, il manipulator, fa uscire dalla cassa gli oggetti al momento in cui riceve un impulso. Ok? Quindi, se noi adesso mettiamo la freccia in uscita, ovviamente se noi mettiamo la freccia in uscita e poi qua c'è questo affare qua, qua si fa un intasamento totale di gabinetti qui e si impalla tutto quanto. Tutta la roba dovrebbe impallarsi, teoricamente si impalla lì, perché questo qua è settato in uscita. Ok, bene, come vedete qua in fondo la wrench si consuma, ma pochissimo, perché comunque è fatta di diamante. E se piazziamo adesso questi qua, li giriamo, perché adesso questa volta questa cassa qui la useremo come serbatoio per far uscire fuori tutti gli elementi. Questo ci serve così. Questa qua è una curva, ragazzi, quando arriva l'oggetto qua gira e va di qui. Ok, sempre devo finire di dire se mettiamo uno o due di questi qua. Non dovrebbe tirarli fuori. Comunque, intanto io vado a fare una leva. Aspetta. Non tira fuori niente. Perfetto. Saliamo su. E ci serve un impulso di redstone. Un impulso di redstone che possiamo fare una leva. Possiamo fare. Sì, dai ragazzi, possiamo fare una leva. Adesso vediamo di non fare una figuraccia come l'altra volta. Voilà. Se adesso andiamo giù, teoricamente dovrebbe funzionare tutto. Redstone. Accendiamo qua i motori. E se diamo un impulso, tac, spara sta roba lì. Perfetto. C'è il pipistrelli qua sotto, mi sa. Ok. Bene, ragazzi, allora questo qua è come... sì, un altro suono no, questo qua quindi è il funzionamento base, l'inverso, diciamo, di quello che abbiamo spiegato l'altra volta. L'altra volta era come mettere dentro una cassa degli oggetti, questo è come tirarla fuori. Ci vuole la wrench per cambiare il verso del manipulator. Bene, un'altra cosa che ho scoperto è che l'energia che diamo ai convoy belt vale per 18 convoy belt. Ovviamente se diamo la corrente al manipulator sono un manipulator e 17 convoy belt. Ok? Quindi va abbastanza bene. Poi se andremo troppo più in, troppo, sì, troppo più in là, bellissimo in italiano, se prolungheremo dopo i 18 senza dare corrente si blocca tutto, non consuma più niente, si blocca tutto. Ovviamente per ogni cavo collegato si consuma sempre più corrente, tutto nella norma. Ok. Allora, adesso facciamo qualcosa di più complicato. Come fare entrarle? Come farle entrarle? Sì, come far entrarle? Beh,
No, questo non è più complicato perché alla fine dei conti volevo prendere della roba, sì, tanto qua c'è il cane che mi abbaia sotto, degli oggetti da questa chest, farli uscire e farli entrare nell'altra cesta. È semplicissimo, ragazzi, è come quello che abbiamo fatto nell'altro episodio. Esci, soltanto che il manipulator va messo al contrario da quest'altra parte. Impulso di redstone non ce ne vuole, corrente non ce ne vuole perché la corrente viene presa da qua. Quello che volevo fare di più complicato è far cucinare degli oggetti e metterli automaticamente dentro la cassa. Per fare ciò bisogna smontare un po' di componenti. Bisogna smontare un po' di componenti perché ci serve la fornace che è di sopra. Io tranquillamente vado in casa a smontarmi le fornaci, quasi quasi vado a dire in cucina, mi smonto il forno e me lo porto in camera. Così, giusto perché non so cosa fare. Allora, smontiamo il forno. Anzi, questo qua di dopo ci vado, eh. Vado a prendermi il forno in cucina. Allora, il forno, però adesso qua mi sa che non ce la facciamo a livello di spazio. Spazio, spazio, spazio. Ok, quindi la fornace la schiaffiamo qua. Facciamo così, facciamo un po' di calcolini. La fornace è qua. Qua ci mettiamo un altro cazzillo di questi. Ci mettiamo. E sì, vabbè, poi li mettiamo inversi dopo. E qua ci va il manipulator. No, non va il manipulator qua, ragazzi. Ho sbagliato, scusatemi. Adesso vi faccio vedere cosa servivano i convoy belt rialzati. Wrench, giriamo, shift in salita. E quando salgono dovrebbero fare dei piccoli saltelli, gli items. Adesso vediamo un pochettino, adesso non ricordo tanto bene. Bisogna farli rialzare. Mi prende in giro. Vediamo un pochettino. Questo lo sto facendo insieme a voi per la prima volta. Io l'ho fatto in creativo ed è tutt'altra cosa. Ok, ah, ecco. Vanno collegati in questa maniera qui. Così almeno non fanno quei saltelli che vi dicevo. Quindi. Ma sì, adesso. Sto facendo due calcoli. Perché se io adesso volevo fare un'altra cosa. Tipo adesso io qua ci metto un blocco e poi qua ci metto un cazzillo, un convoy belt, così non è più collegato teoricamente non è più collegato. Vediamo un po', diamo corrente. Oh, de corrente. Ah, no, no, va. E se ci butto qualcosa sopra? Sì, dai, pipistrelli. Sì, sopra qua. Oh! Facciamo prima fare un lavoro del genere. Rotten flash. Ecco, poi si inceppa lì. Lo sapevo che succedeva. Quindi spegniamo. Facciamo in un altro sistema. Facciamo come stavo facendo qua. Non so il perché di sta stupidaggine, comunque. Allora, wrench. Vediamo se va. Deve portare un oggetto qua sopra. Mettiamo le slime ball. Ecco, ragazzi, ho capito a cosa serviva. Serve per dare corrente. Fermati lì. Sì, non c'è più continuità qua. Allora facciamo una cosa. Innanzitutto ci serve la corrente. Ci serve la corrente per arrivare dietro la fornace. Io cavi adesso proprio non ce ne ho testa di farlo. Evitiamoci di prenderci una bella scossina di corrente. Ah, ecco, ragazzi, però possiamo fare questo lavoro qui. Possiamo fare questo lavoro. Questo già si è collegato qui, quindi c'è già corrente. Voilà. Però questo è senza interruttore adesso. Ok, allora facciamo tutto dopo da lì. Facciamo così. Almeno risolviamo. Rompiamo anche qui. Però è strano. Perché se io do la corrente a questo va tutto.
E se do la corrente a, a questo vuoti chiubi qui. Non va tutto, aspetta, fermati. Non va tutto. Boh. Ah, perché la corrente se la prende anche questo qua. Sì, sì, sì. Ok, ok. Tutto a posto. Intanto qua sono saltato sopra. E poi comunque se troverò delle spiegazioni per la motivazione che non va, ve lo dirò nella prossima puntata. Bene. Va bene così, la corrente la colleghiamo a mano qua. E niente, allora, perfetto. Ci va il un altro manipulator sopra. Perché sopra? Perché serve per mettere gli oggetti dentro la fornace. Non chiedetemi perché non va messa di fianco, perché ci ho provato e non mandava. Va messa sopra. Tenendo premuto il tasto shift, flac, ecco qui il manipulator qua. Perfetto. Poi, per metterlo dentro la cassa, allora per il momento facciamo una cosa, compriamo qua, ci mettiamo un bel blocco, no, la scala è caduta giù, vabbè, ci mettiamo un bel blocco e continuiamo tutto. Allora, mettiamo manipulator in uscita, dai, no, con shift ho sbagliato, manipulator in uscita, bravo, già che ci siamo, mettiamo un convoy belt. Qua un altro manipulator in entrata. Io sto mettendo al contrario. E lo so ragazzi, per questo ho detto ci vuole tanto spazio. Infatti poi allargheremo tutto. E qua mi sa che questa torcia ci sta malissimo, perché serve altra roba. E qua la cassa di entrata. La cassa in entrata. Perfetto. Allora, abbiamo qualcosa da sciogliere. Sì, andiamo su di sopra. Ci abbiamo tutto su di sopra. E allora vediamo, facciamo l'ultimo controllo sulla corrente, facciamo una cosa, ci schiaffiamo uno di questi, teoricamente qua con la leva dovremmo riuscire ad attivare tutto. Quello laggiù non va, perché è giusto che non vada. Infatti come ho detto questa torcia ci sta male. Voilà, attacchiamo al muro la torcia. Perfetto. Quindi adesso se collego, se do ok qua, play qua. Perfetto, va tutto. Ok, stacchiamo la corrente, qua la corrente c'è. Perfetto, vabbè adesso è un pochettino schifosino come cosa. Devo vedere soltanto questo problema che vi dicevo, che qua non era connesso rispetto a prima invece che era connesso e stava molto meglio. Bene, 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 bene. Allora, bene, 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 andiamo su. Scala a metà, dai, e cosa devo fare? A prendere qualcosa da sciogliere. Prendiamo del copper, che sicuramente dovremo sciogliere. Tasti copper, intanto apriamo la porta. Queste qua non ci servono. Come avete visto possiamo mettere dove vogliamo gli oggetti. Se non erro l'ordine d'uscita è secondo quest'ordine qui, da sinistra verso destra. Comunque, vediamo il funzionamento. Dovrebbe funzionare tutto. Come vedete ragazzi, facciamo tutto quanto insieme, quindi non ho niente di preparato. Preferisco così, così almeno se ci sono dei problemi li risolviamo insieme. Attiviamo il tutto. Funziona tutto. Facciamo uscire del dust, voilà, entra nel forno, sta smaltando le unghie, vabbè no, sta sciogliendo, tac, e ecco, ci va un altro impulso di redstone, mi ero dimenticato, perché sennò altrimenti rimangono tutti là dentro. Facciamo uscire tutti. Allora, rompiamo qui, sta sciogliendo tutto e mette in coda. E poi tac, 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 ha sciolto tutto quello che ci serviva. Intanto spegniamo perché siamo a corto di corrente. E tutto quello che ci serviva è nell'altra cassa. Perfetto, abbiamo fatto un piccolo processo automatizzato. Per automatizzare l'uscita dalle casse basta semplicemente fare un piccolo loop di redstone. Bene ragazzi, allora, non c'è più niente da dire. Scendiamo giù di sotto a prendere un attimo la scaletta e vi devo far vedere anche. Ok, ho preso la scaletta, dimmi di sì. Due scalette, perfetto. Vi devo far vedere una cosa che ho trovato in miniera.
quindi con l'assembly line lo scioglimento dei minerali e l'entrata verso le casse l'abbiamo vista, semplice, io l'ho dilungata come al solito. Vi faccio vedere cosa ho trovato. Vi ricordavate, io ho messo questo blocco per i mob, vi ricordavate quel suono di lava che dicevo che dovevo cercare? Bene, io mi sono messo a scavare qua a lungo e largo, poi come sapete io chiudo sempre tutto. Bene, io scavo, 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 vedo delle gocce di lava scendere e ho detto, le siamo arrivati. E cosa ho trovato, ragazzi? Non vi faccio vedere, non vi faccio vedere. Ta-ta! Una cascatina di lava, ma non è questo quello che abbiamo trovato di più bello. Un canyon sotterraneo. Questo qua, ragazzi, è tutto da esplorare. Tutto, tutto, tutto da esplorare. Cosa cos'è? Sembra del platino che ci serve, a posto. Quello lì sembra oro, ma mi sa che non è oro. Poi magari pure oro. E tantissimi minerali. Questo qua, ragazzi, è tutto da esplorare. Ma non finisce qui, non finisce qui e non finisce qui, non finisce qui. Mi devo rovinare. Mi devo rovinare. Schiaffiamo un blocco, qua ci metto una porta. Andiamo, vi faccio vedere. Adesso appena finisco di fare ultimine, sì, sto ultimine, sto cominciando a parlare come Flanders the Simpson. Quando finisco di fare queste ultime cose, poi cominciamo anche con la Railcraft, quindi a cominciare a fare i primi binari, binari, binari e tante altre cose. Ho scoperto anche una cosa, ragazzi, fantastica, ma ve la dico soltanto, ve la dirò soltanto nell'episodio che faremo sulla Railcraft. Bene, qua ho scavato, vabbè, sto continuando a fare delle miniere e poi ho deciso qua di attappare perché sennò ogni volta andavo a finire giù di sotto. Scavo, 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 trovo del carbone. Fin qui tutto a posto. Siamo arrivati alla bedrock. L'ho trovato io. Lapis cazzuli! Ta-tan! I lapis lazuli! I lapis cazzuli! Ho fatto i lapis lazuli e poi dopo li raccolgo. Anzi, posso raccoglierli anche adesso. Così almeno prendiamo un po' qui. Perfetto, quanti ne abbiamo presi? 14, dai, vanno bene, vanno bene. E via, questo qua è quello che volevo farvi vedere che vi ho tenuto lì per voi. Bene, qua poi attapperò, quindi se troverete tappato saprete anche il perché. Ora risaliamo su. Dovevamo fare i binari. Ah, ho trovato. Ah sì, no, non ve lo posso dire. Vi stavo dicendo quella la sorpresa della Railcraft. Sorpresa, per via. Per chi conosce al 100% la Railcraft non sarà una sorpresa. Ma per chi come me non la conosce tanto bene, sarà veramente un'ottima scoperta. E soprattutto cambierà un po' lo stile di gioco. Veramente bello, bello, bello. E porta un tocco, secondo me, di realtà a Minecraft. Che non gli mancava, però. È utile. Saliamo su. Quanto non c'è degli zombie. Perfetto, ci sarà qualche caverna, secondo me. Andremo a dare un'occhiata. Allora, mettiamo questi schifini, questi scalini che mancano. Voilà. E poi sotto sistemerò io. No, non vi sporcate le mani, sistemo io, tranquilli ragazzi. Bene, per questa puntata credo che sia stato tutto, sì. Credo che sia stato tutto, perfetto, italiano perfetto. Credo che sia tutto. E di nuovo vi ringrazio a tutti quanti e mi raccomando, commentate ragazzi, così almeno vi saluto nei prossimi video. E bene, per quest'oggi è tutto da Mr. Tyke e ciao a tutti.